San Francisco. ייתכן Domanda da San Francisco. Può essere che al posto del mondo che è fuori di noi vediamo la decina? Come organizzare, come avere abbastanza forze per sentire la decina come l'unica realtà durante la giornata? Noi dobbiamo capire che noi non siamo capaci di lavorare con tutto il mondo e ci è stato dato di lavorare con la decina. In quanto noi lavoriamo con le decine, sentiremo in lei tutti i problemi di tutto il mondo. Tutto il mondo si concentrerà in lei, nella decina, e può darsi che io non vedrò questo, ma può darsi che sì, che all'improvviso noi ci troviamo nella decina e io adesso sono in conflitto con qualche amico, io conflitto con lui, proprio con questo noi attraiamo qualche parte dell'umanità. Che in conclusione dobbiamo capire che se io ho, per esempio, facciamo un disegno, se io ho 10 sefirot, ognuno si divide in 10 e ognuno di loro ancora in 10, prossimi ancora di nuovo in 10, anche loro a loro volta in 10 e così. Ci sono qua altri. Insomma, qui abbiamo una forma infinita e la mia decina è questa, diciamo, Assiria, la mia decina. Ecco, ma tutto il resto è tutto il mondo. Tutto il mondo. E così. Quindi non c'è nessun problema. Se noi ci raduniamo, ci uniamo, così come dice lui, come si chiama Beit Knesset, casa dell'assemblea, oppure altre forme, anima anche, in conclusione tutto si concentra in lei, tutto qua. E sempre io sono Malchut, i primi 9 sono i miei amici, e tu invece potresti dire un attimo, tu sei così, e gli altri invece? Gli altri, ognuno, lui è un Malchut, e gli altri sono i primi 9. Per questo non c'è per noi bisogno di uscire fuori dai confini della decina. Si può addirittura entrare dentro una grotta e lì lavorare. Va bene? Allora, ragazzi, amici, dobbiamo andare avanti.